Palazzo Taverna apre le sue porte, ma soprattutto i suoi meravigliosi saloni per un'iniziativa dedicata al Riesling. Però il padrone di casa mi diceva nella nostra chiacchierata informale che è una delle prime volte che si apre ad iniziative di questo genere. Sì, per i produttori di vino direi di sì proprio. Però ci tenevo che questo palazzo potesse accogliere una manifestazione così importante, perché oggi abbiamo i 30 migliori produttori tedeschi e anche per la nostra cultura è importante far sapere che cosa producono anche negli altri paesi. Senta, però io con lei ho voglia di parlare di queste splendide sale, saloni, scale. Intanto questo palazzo a che epoca risale? Beh, costruito in varie epoche, ma incominciamo dal 1400, 1500, ecco. E ci sono tra l'altro in tutti questi splendidi saloni dei quadri enormi, ma creati apposta? Sì, sono stati creati apposta, sono proprio nati per queste sale, e sono Rosa da Tivoli, oltre a questi quadri che sono stati fatti appunto per i saloni, ci sono questi arazzi di Van Heck, che è veramente un fiammingo molto molto importante, e sono del XVII secolo. Beh, una cosa meravigliosa. Ma normalmente un palazzo così, qual è la sua destinazione d'uso? Perché veramente io lo terrei a porte aperte per fruire di queste meraviglie. Beh, una volta la famiglia lo viveva, adesso questo è della famiglia di mia moglie, e sono quattro sorelle, e una è la principessa Aldovandini, che organizza dei catering qui per dei pranzi un po' particolari, belli, ecco. Ci sono poi delle sale che in questo momento sono chiuse perché sono state affittate all'Università Americana. Una parte dei saloni c'è l'Università Americana, sì. Allora, iniziative come questa, secondo lei, sono importanti per far rivivere il palazzo? Mi dica la verità. Beh, oddio, questo non direi, perché oggi non è che ci basiamo su queste manifestazioni. Questa è stata veramente una cosa perché unisce la passione del vino. Io sono un produttore e qua naturalmente mi fa piacere ospitare questi 30 migliori produttori tedeschi, e la testata di Feinschmecker, che è un giornale molto molto importante e che si occupa di noi produttori. E questo è importante, soprattutto il valore dato da questa testata a questi produttori. Noi la ringraziamo per questo bel viaggio all'interno del palazzo e ci auguriamo che altri eventi, non dico esattamente come questo, ma comunque importanti, facciano vivere in modo magistrale questo palazzo, soprattutto che gli consenta di aprire le porte al pubblico. Grazie. Esatto, grazie a lei.